Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Questo video vuole essere il video introduttivo all'argomento televisori che ho deciso di creare all'interno del mio canale. Come potete vedere, ho creato una slide con sei tipi diversi di televisori. Questa slide rappresenta l'evoluzione del televisore nel tempo. Infatti, nella prima immagine troviamo un televisore degli anni 20 che ha una tecnologia cosiddetta a valvole termoioniche. Il secondo tipo è un televisore a tubo catodico che conosciamo tutti e che abbiamo usato fino alla fine degli anni 90. La terza immagine corrisponde a un televisore con schermo piatto, quindi uno dei primi modelli di televisore a schermo piatto con tecnologia al plasma. In basso a sinistra troviamo il primo modello di televisore con pannello LCD, però con retroilluminazione a lampade. A destra possiamo trovare il secondo tipo di televisore con pannello LCD, però con retroilluminazione a LED, e per finire troviamo il televisore con lo schermo curvo. Bene, partiamo con la descrizione del primo modello di televisore in assoluto. Sto parlando del televisore a valvola termoionica. Questo tipo di TV nasce nel 1927 e si divulga in Europa nel 1928. Ovviamente è una prima tecnologia di televisori. Si presenta con una carcassa completamente in legno, con la protuberanza simile a quella dei TV a tubo catodico che conosciamo tutti e che abbiamo usato fino alla fine degli anni 90. La carcassa è fatta totalmente in legno. Troviamo un monitor di forma ovale e con qualche irregolarità, ma per i tempi che furono, ovviamente era già un grande passo avanti. Nella parte sottostante possiamo trovare un pannello con dei potenziometri che servivano appunto quando il TV riusciva a captare un segnale televisivo, ovviamente tramite questi potenziometri l'utente poteva variare, diciamo, la misura degli hertz, delle onde che appunto il televisore riusciva a percepire per poter avere un'immagine più nitida possibile, anche se comunque in quegli anni avere un'immagine nitida era una parola abbastanza grossa. Ovviamente questo tipo di televisore non era provvisto di telecomando. Il secondo tipo di tecnologia che andiamo a vedere in questo video è il televisore a tubo catodico, ossia quello che abbiamo usato tutti fino alla fine degli anni 90. Si presenta con una scocca in plastica invece che in legno rispetto al precedente e comunque ha la solita protuberanza verso la parte posteriore per contenere appunto la sua tecnologia a tubo catodico. Il monitor si presenta con degli angoli arrotondati e non perfettamente squadrati, questo appunto perché fare i monitor da tubo catodico di forma squadrata risultava per le aziende un pochino complicato. Quindi i televisori a tubo catodico, la maggior parte di loro presenta degli angoli arrotondati ai lati del display. Sulla parte sottostante possiamo trovare la cassa acustica e all'interno del vetrino che vedete a sinistra della cassa acustica c'è il pannello di controllo che serve a regolare le relative funzioni del TV a tubo catodico. Ovviamente questo modello sarà provvisto di telecomando. Dopo gli anni 90, la tecnologia sui televisori ha fatto passi da gigante, come infatti potete vedere un primo modello di televisore a schermo piatto. Questo tipo di televisore che ho inquadrato in questa diapositiva è un televisore a schermo piatto con tecnologia al plasma. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del pannello è presente un gas che tramite degli impulsi elettrici controllati dalle schede elettroniche che si trovano al suo interno sono in grado di darci delle immagini nitide, chiare e comunque di altissima qualità. Questo tipo di televisore dispone di linee futuristiche, ha un piedistallo ovviamente e ovviamente non richiede molto spazio come i suoi predecessori. Dispone di un menu molto più avanzato in quanto su questo tipo di televisori viene aggiunto anche, diciamo, la tecnologia della ricerca automatica dei canali, della ricerca manuale, di impostazioni dell'immagine, di impostazioni di contrasto, luminosità e altro. E ovviamente sul retro sono presenti delle porte che ci permettono di collegare appunto periferiche come il nostro PC o comunque delle console con il cavo VGA o anche delle apparecchiature con il cavo HDMI, quindi diciamo che questo tipo di pannello è abbastanza evoluto. È provvisto di un telecomando appunto più completo
completo rispetto al precedente, perché ovviamente deve essere in grado di gestire tutte queste funzioni. Più o meno in contemporanea con il TV precedente è nata anche una nuova tecnologia di televisori, ossia il televisore con il pannello LCD a cristalli liquidi. Come potete vedere, la linea è identica alla precedente, anche munito di piedistallo ovviamente, il menu sarà più o meno uguale a quello precedente e il pannello posteriore, quindi con le relative porte, sarà più o meno uguale a quello precedente. L'unica cosa che cambia da questo modello a quello precedente è appunto la tecnologia di riproduzione immagini, perché mentre nel caso precedente abbiamo un monitor al plasma, quindi che funziona con un gas al suo interno, in questo modello troviamo un monitor LCD a cristalli liquidi. Ovviamente il monitor LCD a cristalli liquidi ha bisogno di una retroilluminazione, quindi su questo modello troveremo come retroilluminazione la tecnologia a lampade. Il telecomando ovviamente è simile a quello del modello precedente. Andando avanti con i tempi, la tecnologia si evolve e troviamo un televisore a schermo piatto con retroilluminazione a LED. Come potete vedere, si presenta in modo molto simile a quello precedente, quindi con linee futuristiche, piedistallo. La differenza sostanziale di questo televisore è che invece di avere una retroilluminazione a lampade, ha una retroilluminazione a LED che appunto serve per illuminare le immagini prodotte dal nostro LCD. L'LCD è simile a quello del televisore precedente. Come potete vedere, ovviamente io su questa diapositiva ho inserito due telecomandi. Questo perché? Perché con questa tecnologia di televisori praticamente si introduce la tecnologia Smart TV. Quindi i primi modelli saranno diciamo forniti di telecomando simile a quello precedente, quindi con menu classico, ovviamente con le funzioni normali della TV LCD, ma senza la possibilità di collegare l'apparecchio in rete. Mentre nel secondo caso, quindi nella seconda versione dei TV LCD a LED, è stata introdotta appunto la tecnologia Smart TV, che non è altro l'applicazione di un sistema operativo all'interno dei televisori che ci permettono di ampliare le funzioni classiche del nostro televisore e appunto di navigare in rete senza aver bisogno di andare a prendere il cellulare o comunque accendere il computer. Si possono anche installare delle applicazioni apposite create per questo tipo di televisori che potete trovare all'interno del menu Smart nella sezione Store. Ovviamente questo tipo di televisore è sempre un modello ultrapiatto e con tecnologia Full HD. Un ultimo tipo di televisore che vi farò vedere in questo video è il televisore con lo schermo curvo. La tecnologia è identica a quella precedente, quindi troviamo un monitor LCD illuminato a LED. Ovviamente la differenza è nella linea, perché mentre nella precedente troviamo una linea piatta, su questo tipo di TV troviamo una linea curva. Questo è consentito grazie ai materiali di costruzione dell'LCD, perché mentre sui modelli precedenti l'LCD era fatto di un materiale rigido, su questo modello l'LCD è stato costruito con un materiale più flessibile. Questo ha consentito la curvatura del display. Ovviamente l'LCD non si può curvare all'infinito, ma bisogna rispettare delle tolleranze, perché altrimenti rischieremmo in ogni caso di spaccarlo. Ovviamente questo tipo di televisore supporta la funzione smart, quindi la funzione con il classico sistema Android adattato ai televisori, quindi il classico store, quindi la possibilità di inserire nuove funzioni oltre a quelle già presenti al nostro televisore. In questo modello ho inserito nella diapositiva appunto due tipi di telecomando perché con questi modelli si possono avere in dotazione o un telecomando classico, quindi simile a quello del modello precedente, oppure un telecomando più evoluto che potete trovare alla mia sinistra, che ha molto meno pulsanti e diciamo che viene utilizzato in linea di massima in modo diverso, ma vi posso garantire che a livello di comodità, secondo me, è meglio il primo modello. Questo tipo di televisore, oltre ad essere Full HD, quindi di altissima definizione, dispone di tecnologia visiva aumentata, che può arrivare a 4K o addirittura riprodurre diciamo, delle immagini in 3D.
Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se vi piace il video mettete un mi piace, se non vi piace mettete un non mi piace. Se avete qualche domanda da fare non esitate a contattarmi tramite i commenti. Vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina per le notifiche sui prossimi aggiornamenti. Per questo video è tutto, un saluto a tutti e informatica fai da te.